Sì. Oh no, è stato fatto. Si è finito quel sottofondo. No, fai un ASMR. Aspetta che la metto, metto lo 0.5 bar perché è figa. Non gratta, porco schifo, non gratta. Non gratta. Prova a prendere mano la sezione. Ho le lenti sporchissime. No, quelle. No. Ce la vuoi? No, no, vendila. No, no, quella è mia, oh. Ora è tua. Questo barco è mia adesso. Se vuoi tenerla, tanto non è un'altra la vendi. Vendila pure. Tanto non penso che mi compri una stella. Oh no, questa è quella che Blue Rinser si è messa in un posto ambiguo. La raga promette bene, promette bene. Mi mancava un Eldgoss V. Me lo puoi dire in italiano? Eldgoss è il nome del Pokémon. È quello che mi hai preso, di cui c'era la confezione sua. Aspetta che lo metto sotto sleeve e poi te lo faccio vedere. Non c'ho il COVID. La carta sì. La carta sì. Ma è tipo sbrigante. Tanto poi andiamo a cercare. Tanto poi andiamo a cercare il prezzo. Tanto andiamo. Allora. 6 centesimi dico. No, almeno 10 euro li vale tutti. Cioè tu mi vuoi dire che una carta ti ripaghi un pacchetto? Di più. Due no. Non gratta, non gratta. Te la regalo. No. No. Oh, praticamente il, il pacchetto qua la prima! Il pacchetto no. Qua! Le carte sono le stesse, veramente. Tranne questa. Tranne questa. Ah, ecco, è il Pokémon. Questo qua è la medaglia della storia di Turfield. Sì. Turfield. Carina, mi piace. Oh. Oh no, tipo 72 Machamp di Gal, cioè Lolo. Serve più luce. Ah già, è vero. Perché lui le lampade le mette dietro, così si fa ombra. Oh. Io dietro c'è una finestra grossa quanto me, non vedo niente. C'è il sole. Non gratta, non gratta, sì. No, no, fidati, le, fuori, le carte rare grattano. Cioè, quando le tocchi che grattano. Dove te ne faccio vedere una? Uccello! Cabu. Un altro Malamare. Sempre se. Oh, c'è. Ah, sai che novità. Come mette a fuoco sta roba? Burghi è diventato. Burghi è diventato fanboy di questo, youtuber qua. E ormai lo cita come se fosse la parola di Gesù. Questo è un altro da vendere. Allora, se in 9 pacchetti non ce n'è una. Un attimo, se non. Ma la voce di Matteo Miraglio. Dove rispondere in Italia?
fra. Un attimo, sto sbustando. Oh, i 9 pacchetti sono un cimento che gratta. Porco lo schifo. Vieni anche a te. No, vieni anche a te. Anche a lei. Anche a te. Porco. No, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire la tua voce. Anch'io voglio sentire la tua voce. Anch'io voglio sentire la tua voce. No, mi lui non parla manco su Discord. Io ho direttamente la sua voce che non parla neanche a noi su Discord. Sì, quando avevo le cuffie che mi facevano sentire me stesso. Gratto. Ci ho spaccato violentemente le cuffie e l'ho attaccate al telefono. Fra. Nuovo. Fra, ho trovato una carta che porco schifo, un'energia holo. Sai quanto è difficile trovare un'energia holo? Sono sfigato. Per precisione è questa quella che è blu, si è messa in un posto scomodo ieri sera. No. Mi dissocio tantissimo. Le 8 meno 20. No. E non gratta. Io ci rinuncio, faccio vedere le ultime. Per ultimo. L'ultimo. Come la spiega, amico? Ma tipo Naruto. È tipo acqualete. È stato questo, no, questo è quello che mi mancava. Acqualete fa molto Napoli. Quello Nintendo che hai. Sì. Spezzato. Riparato. Io non ricordo. No, oh, l'ho spezzato in due, dai. Non gratta. Ok, ora gratta. Ora gratta. Io non voglio ridurmi. Io non voglio ridurmi al fatto che sia un. Il fatto che debba comprare la carta sciolta. Sai quanto mi costa comprare la carta sciolta? Quasi quanto quello che sto spendendo per trovarla. C'è la carta già spostata, se sei sicuro che ti danno quella, perché la compri, paghi solo quella carta lì. Forse è gratta. Vediamo un po'. No, è quella di prima. Guarda che non c'è niente. Porco. Allora, continuiamo il nostro unboxino di ottobre con la collezione Futuri Campioni Alterne V, che al suo interno contiene la promozionale Holo, la promozionale Jumbo, 4 bustine più il codice per averlo nel gioco online. Quindi io senza cercare di distruggere, ok, senza sprecare tutta la scatola, cercherò, come hanno detto, dannazione, cercherò di aprirla in un modo un po' sobrio per non distruggere tutto, come sto facendo in questo momento. Perfetto. Allora, questa è vuota. Allora, qui abbiamo 4 pacchetti di Futuri Campioni. Perfetto, allora. Vabbè, il codice potete anche vederlo, tanto l'ho riscatto prima, mi spiace. Abbiamo questa bellissima promozionale che purtroppo col grand'angolo dell'iPhone è un po' scura. Molto molto bella, più il codice. La carta Jumbo uguale a quella lì, c'è stato più grande. Mettiamo qui.
Bene, 4 pacchetti di futuri campioni che mettiamo qui, visto che l'unboxing non è finito, visto che abbiamo ancora la collezione speciale di Mary con ben una jumbo, due promozionali più la spilletta, che tra l'altro stavolta sono riuscito ad aprire anche bene, con cos'è, un poster o un campo da gioco? No, un poster. Abbiamo questo metà poster, ok, questo poster qua con la promozionale di Mopeco e la sfida di Mopeco e Grimmsnarl, anche qua V promozionale. Allora, fanno delle cose scomodissime, quindi ok, perfetto. Qui abbiamo la promozione di Mopeco, molto molto bella, cioè sinceramente non mi dispiace, ma molto più bella quella di Grimmsnarl V. Ok, mettiamola qua con le altre promozionali. Abbiamo la jumbo di Grimmsnarl, tra l'altro molti giocano nel competitivo di Pokémon Spada e Scudo, io no perché non l'ho ancora mai provato. Allora, e altre ben 5 bustine più la spillettina, ok, più il codice che metto da parte, perfetto. Io direi di non cincischiare e iniziare con l'apertura dei pacchetti, che non sia mai che ci va un po' di fortuna. Codice 1212, no, non ha grattato. Allora, abbiamo un Inkai, Weedle, Linun di Galar, Carvana, Swablu, Aterni, come abbiamo visto prima, Aterm, la pre-evoluzione, Yaron, Megaball, Energia Terra e... un Graplock... No. Glaplock... Oh, mamma mia, mi confondo sempre con i Pokémon. V... Molto bene, molto bene. Iniziamo un minimo ad avere un po' di fortuna. Che tra l'altro mi dovrebbe mancare, se non erro, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che mi manchi. Quindi direi GG. Allora, codice 1, 2, 3, 1, 2. E anche questo non gratta. Io purtroppo ci metto il dito perché sono debole. Forse posso finalmente, insomma, eccolo qua, così adesso vedete recentemente. Allora, abbiamo una Pokéball, Seedslipped, Zigzagoon di Galar, Scraggy, Rockraft, Arbok, Kabu, Beat, Absol, Energia Fuoco e il solito Machampolo che abbiamo trovato 18 volte in un pacchetto tra un po', quindi niente. Bello però aprire il pacchetto, qualcosa di soddisfacente nell'aprire i pacchetti. Abbiamo una pozione, Vulpix, Machop, Urlicolli, Carvana, Altaria Reverse, che dovrei avere già, cibo in scatola sospetto, Iperpozione, Malamar, dannato Malamar, Energia Psico e abbiamo un Aterni Holo che non, mi sembra che questo Holo non ce l'ho, ce l'ho solo in versione normale, quindi GG, meglio che niente, come si dice dalle mie parti. Andiamo comunque in 9 pacchetti, spero di trovare qualcosa di molto molto figo. Qua non ho toccato quindi non so cosa c'è. Ekans, Carvana l'abbiamo trovato praticamente in tutti i pacchetti per il momento. Swablu, ops, rip per Swablu, Vulpix, Trubbish, che mi sembra che forse questo non avevo ancora di questa specie qua, pozione reverse, hop, Victini, che ne abbiamo trovato già 14.712, Machok, energia elettro e hop full art, che cos'è? È una fuoriserie? No, è l'ultima. E l'ultima è signori gratta. Signori gratta, abbiamo un hop full art.
Molto bene. Molto molto bene. Iniziamo un minimo ad avere un po' di fortuna. Quindi seguiamo questa onda di fortuna e andiamo subito ad aprire un altro pacchettino. Allora, 3. Allora, Carvana, come abbiamo detto tutti i pacchetti, Ekans, Weedle, Linon di Galar, Scraggy, Beedrill Reverse, che ho già in 2-3 volte Reverse, Leopard, Sharpedo, Iperpozione, Energia Terra e Altaria Holo, che ho già, quindi niente. Cacchio, penso di le comuni e non comuni di questo set, penso già di averle tutte. Quindi mi mancano praticamente soltanto più il le carte rare, le ultra rare, reverse, full art, no, cioè le full art, le ultra rare, quelle sgravate esagerate, le hai. Swablum, Inkai, Athena, Athena, Kakuna, Rockraft, Rockraft, Arbok reverse, che dovrei già avere un Arbok retratto, ce l'ho anche Holo se non sbaglio. Addetta al centro Pokémon, Stadio di Turfield, Hop di nuovo, Energia Fuoco, e abbiamo un Obstagoon di Galar Holo, che ho già, ne ho già tipo 3 di Obstagoon di Galar Holo, quindi molto stonks. Inceppato il pacchetto, ok. Speriamo che porti fortuna il fatto che si sia inceppato il pacchetto. Non l'ho toccata, quindi non so. Vulpix, Trubbish, Rolly Colli, Zigzagoon di Galar, Weedle, Ricerca Accademica Reverse, io questa ce l'ho anche Holo, Ginepro, Recluta del Team Yell, Hop, abbiamo l'Energia Buio e abbiamo un Sentiscorch Holo che ho già. Se non erro, ho sia la promozione che l'Holo. Sono rimasti 2 pacchetti e le mie speranze purtroppo si stanno affievolendo, ma spero di prendere altri futuri campioni prima che esca l'espansione nuova. Quindi, codicino, che a fine mese arriverà poi anche uno spacchettamento sul online con tutti i pacchetti già aperti, cioè con tutti i codici che abbiamo recattato in questo mese. Mattina cura totale, Scraggy, Purloin, abbiamo un'energia acciaio Holo, Malamar, Mega Ball, Yaron, energia acciaio di nuovo normale e un Lycanroc forma giorno Holo che ho già, quindi no, non va bene. Ultimo pacchetto, confido in te, spero bene che ci sia qualcosa. Purtroppo hanno un pool veramente molto limitato, cioè molto raro questi pacchetti qua. Allora, Rolly Colli, Trubbish, Pozione, Linon di Galar, Nikit, abbiamo un Energia Fuoco Holo, abbiamo un Smart Rotom, abbiamo un Stadio di Turfield, abbiamo un Bit, abbiamo un Energia Buio, abbiamo... Dai! Un altro Hop, il porco schifo, raga. Non ci posso credere. 2 Hop, ma sei serio? Ah, tristissimo, raga. Tristissimo, tristerrimo. Niente, ne doveva andare così. Ok, c'ho un pacchetto un po' cartoggiato perché tutto il giorno me lo porto dietro, però mi è arrivato anche questo qua. Qua è un mystery box barra mystery pacchetto perché è piccolino, ho speso solo 10 euro. E allora mi ha dato insieme una confezione di Darkness Ablaze, che dovrebbe essere Fiamme Oscure tipo, quindi è un pacchetto in inglese. E poi c'è questo bustino qua con le carte, io l'ho preso su eBay a 10 euro e non ho la più pallida idea di cosa ci sia dentro. Però ho detto, perché non provare, ci sta, mi piace le mystery box. Allora, se riuscissi a tirare fuori, la messa è tipo stra mega accuratissima. Spaccato il pacchetto di brutto. Allora, io l'ho comprato qua da lui, Jacko Cards.
fare tipo tutta la roba per contattarlo. 1 Dianzi in inglese, 1 Aulucia in giapponese, 1 Berserker di Galar in inglese, 9 Tails in inglese, Electabuzz in giapponese. Carte italiane non ce ne sono, vabbè, non sono stato a specificare, ero curioso di vedere cosa mi usciva fuori. Questo è un Tranquil inglese, Omanite inglese, alcuni sono anche sede che io non ho. Questo Sergente Surge, la strategia del Sergente Surge è di un'espansione che non conosco. Taurus di Fiamme Oscure, Sandygast, questo tipo di cosa, tipo Fragore Ribelle mi sembra. Stadio in italiano di un'espansione che non conosco, Ivid in italiano di un'espansione che non conosco, Caterpie, Energia Erba e Energia Elettro. Quindi avrei sperato di non vedere energia almeno qua, ma a quanto pare anche l'energia c'è, no. Però per 10 euro potrebbe ancora starci. E c'è questo come si chiama? Sigilift, qualcosa del genere, GX di in giapponese, di un'espansione che non conosco. Ok, io direi che a questo punto, visto che non è un pacchetto raro, potrei anche permettermi di aprire questo pacchetto di Fiamme Oscure e vedere se c'è qualcosa dentro. Codice, va bene, penso che il trick sia uguale in tutti i posti. Scowet, Spinarak, Larvesta, Hippopotas, Golett, Larvitar, Simisear, Lyron, Old PC, Energia Acciaio e Wigglytuff. Ok, non ha portato fortuna questo pacchettino qua. Alla fine per 10 euro questo è il malloppo di tutte espansioni differenti, abbastanza recenti, una GX e un pacchetto, cioè alla fine il pacchetto, poi c'è il codice che spero funzioni, valga anche per l'account italiano. E niente, andate, se volete ordinare andate da lui, poi se, proverò a prendere delle mystery box di altri venditori per vedere se c'è più roba rara allo stesso prezzo, o meno roba rara, roba in italiano, roba del genere.